Allora, oggi siamo stati in visita al CPR di Gradisca, un centro per il rimpatrio, dove un centro di detenzione senza reato, un buco nero del diritto, perché non esistono lì neanche le tutele che esistono poi nelle carceri, dove ovviamente tutti noi conosciamo la situazione. Qui sicuramente è peggio. Siamo entrati con stamattina alle 9:30 e siamo usciti oggi alle 17:00. In tutte queste ore non c'è stato mai il medico, che doveva essere lì 5 ore al giorno, probabilmente va di sera, però questo noi non abbiamo modo di verificarlo. Abbiamo avuto delle difficoltà all'ingresso, perché ovviamente hanno creato anche delle ulteriori barriere burocratiche, però queste superate. Abbiamo visitato tutte e tre le ali della struttura, e dove ci sono 86 persone detenute che non hanno nessuna possibilità di uscire dallo spazio dove dormono, nel quale viene portato il cibo. Ha riaperto questa struttura in piena emergenza Covid, e non hanno mai più riaperto uno spazio comune, nello spaccio, nel campetto da calcio. Loro vivono, mangiano, dormono all'interno della struttura con condizioni igienico-sanitarie molto molto discutibili. Abbiamo parlato con tutti i ragazzi e acquisito una serie di dati, e ora Paola. Sì, proveremo a procedere nelle sedi e con gli strumenti giusti, perché assolutamente questi istituti, questi centri vanno chiusi. È impensabile che degli esseri umani che non hanno compiuto nessun reato, esseri umani che sono dei ragazzi, giovani, intorno ai 20, 22, 30 anni, siano rinchiusi senza comprendere neanche il motivo della loro reclusione. La cosa più grave è che c'è un grande conflitto di interesse con la gestione, che è privata. Questo rende ancora più disumana la gestione, perché chiaramente l'appalto prevede un guadagno da parte della società che gestisce, della cooperativa che gestisce, che è inversamente proporzionale a quanto loro spendono per mantenere queste persone. Però il numero invece delle persone all'interno è direttamente proporzionale al loro guadagno, quindi loro tendono a trattenere le persone, tendono a trattenere anche persone che semmai hanno avuto appuntamenti già fissati col questore, tendono a non far arrivare le informazioni. Ci dicono che gli avvocati che si rivolgono a questi ragazzi probabilmente sono legati alla struttura, su questo noi non possiamo avere contezza, ma è molto probabile e anche plausibile. Questo chiaramente è in linea col fatto che questi avvocati non proferiscono parola dinanzi al giudice quando appunto c'è la convalida del trattenimento. La situazione igienico-sanitaria, come veniva detto un attimo fa, è gravissima. La stanza, anche se abbastanza ampia, del dormitorio ha delle finestre sigillate con del plexiglass, quindi non si possono aprire, non può passare l'aria, e questo è un gravissimo disagio di abitabilità, e quindi è anche un punto da mettere all'attenzione, perché uno spazio del genere non può sussistere con i criteri di abitabilità. I bagni, anzi le latrine, sono privi delle porte, non c'è il raccordo tra il pavimento e l'angolo che è necessario per mantenere l'igiene in luoghi del genere. Non ci sono molto spesso i lavandini, dalle docce esce solo acqua bollente. Non mangiano negli spazi che sono destinati alla mensa, ma nello stesso spazio destinato alla detenzione, come spazio all'aperto per la socializzazione. Hanno una gabbia che è chiusa tra sbarre, sopra, sotto e di lato, senza nessuna prospettiva di vista. Non incontrano gli altri ospiti
che è una parola grossa da usare, della struttura. Non esiste un programma di socializzazione, di incontro, ma soprattutto non c'è un'informazione certa per questi giovani che chiaramente vengono qui cercando un miglioramento della loro condizione di vita. Su questo viaggio in questo paese investono tutti i loro sogni e le speranze, e non solo le loro, ma quelle delle loro famiglie e delle loro genti, e poi si trovano rinchiusi senza sapere per quale motivo, per quale colpa, e non viene spiegato loro nulla. Questo è gravissimo, questi centri vanno chiusi, altrimenti non potremo mai più dirci un paese civile.